L'essere umano possiede molte risorse, una grande quantità di risorse. Ciò nonostante, pare essere l'unico a non rendersi conto dell'enorme potenziale che possiede. Esiste un fattore interiore che sa quello che va bene e quello che non va bene per voi. Questa è solo una delle tante facoltà, dei tanti poteri che sono racchiusi dentro di noi. Il nostro inconscio è molto saggio. Se Marco Bianchi ha dei pensieri contrari alla propria vita, alla propria missione, la sua energia si abbassa. Ora proviamo a chiedere a Marco di ricordare, per esempio, una scena di sesso che abbia vissuto però solamente per piacere, per lussuria, desiderio. Osserviamo cosa succede alla forza di Marco. È terribilmente debole. Questa volta gli chiederemo di ricordare la scena di un rapporto sessuale che questa volta abbia però vissuto per amore, una scena romantica. E vediamo cosa accade alla sua forza. Cosa ci ha dimostrato la forza di Marco? Quando ci troviamo a vivere un rapporto sessuale pieno d'amore, la nostra vita cresce, la nostra vita migliora. Quello che vediamo, quello che sentiamo, si trasforma in nutrimento per la nostra vita, per il nostro destino. Se provaste a unire le sue mani, sentireste un campo magnetico scaturire dal centro di entrambe le sue mani. Questo campo magnetico è energia sincronica vitale. Facciamo una prova per misurare quanta energia irradia dal corpo di Marco. Io sto semplicemente sostenendo l'apparecchio, senza fare nulla di più. L'unica cosa che faccio è allontanarmi da Marco. Ora proviamo a misurare quanti metri raggiunge l'energia di Marco. Approssimativamente 1, 2, 3 metri. L'energia di Marco si sta muovendo proprio in questo punto. Tiene il telefono in mano ed ecco che l'energia si muove. Io non faccio altro che spostarmi indietro e accidenti. Ora la sua energia non raggiunge nemmeno i 3 metri. O misura un metro o mezzo metro, scarso. Marco si mette in bocca la sigaretta mentre sta parlando al telefono. In questo momento Marco non ha più nessuna energia. È al minimo. Un bambino di età inferiore ai 7 anni segna 25 metri di distanza. Un adulto segna una media di 3 metri. Generalmente tutti noi impariamo a leggere con l'emisfero sinistro, mentre dovremmo imparare a leggere utilizzando entrambi gli emisferi cerebrali. Mettete le mani in questo modo e vi spiegherò come moltiplicare la tabellina del 9 utilizzando le vostre dita. Possiamo essere un modello per loro. Se vogliamo che i nostri figli trionfino, dobbiamo prima farlo noi. Non lo fa per se stesso, lo fa per imitare gli altri. Coloro che vengono applauditi, coloro che sono ammirati, coloro che hanno il tempo e l'attenzione delle telecamere televisive. Fate di questa vita un gran capolavoro.